Dal libro della Genesi. In quei giorni, disse il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Ma davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore: «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo.» Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco a parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?» Rispose: «Non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 40. Rispose: «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: «Non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Salmo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prosto verso il tuo Tempio Santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandola alla croce. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.» Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.» Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare,
La porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce, o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.